La vecchiaia, è questo il nome che gli altri le danno, può essere il tempo della nostra felicità. L'animale è morto o è quasi morto. Rimangono l'uomo e la sua anima, vivo tra le forme luminose e vaghe che non sono ancora le tenebre. Buenos Aires, che prima si lacerava in suburbi verso la pianura incessante, è diventata di nuovo la Recoleta, il Retiro, le sfocate case dell'Once e le precarie vecchie case che chiamiamo ancora il Sur. Nella mia vita sono sempre state troppe le cose. Democrito di Abdera si strappò gli occhi per pensare, il tempo è stato il mio Democrito. Questa penombra è lenta e non fa male, scorre per un mite pendio e assomiglia all'eternità. I miei amici non hanno volto, le donne sono quello che erano molti anni fa, gli incroci delle strade potrebbero essere altri, non ci sono lettere sulle pagine dei libri. Tutto questo dovrebbe intimorirmi. Ma è una dolcezza, un ritorno. Delle generazioni di testi che ci sono sulla terra ne avrò letti solo alcuni, quelli che continuo a leggere nella memoria, a leggere e a trasformare. Dal sud, dall'est, dall'ovest, dal nord convergono i cammini che mi hanno portato nel mio segreto centro. Quei cammini furono echi e passi, donne, uomini, agonie e resurrezione, giorni e notti, dormiveglia e sogni. Ogni infimo istante dello ieri e di tutti gli ieri del mondo, la ferma spada del danese e la luna del persiano, gli atti dei morti, il condiviso amore, le parole, Emerson e la neve e tante cose. Adesso posso dimenticarle. Arrivo al mio centro, alla mia algebra, alla mia chiave, al mio specchio. Presto saprò chi sono. Le poesie che vi ho letto sono di Jorge Luis Borges, tratto da Poesie 1923-1976, nella traduzione di Livio Bacci Wilcock. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, noto semplicemente come Jorge Luis Borges, è nato a Buenos Aires nel 1899 ed è morto a Ginevra nel 1986. È stato uno scrittore, un poeta, un saggista e un traduttore argentino. È famoso sia per i suoi racconti fantastici, nei quali ha saputo coniugare idee filosofiche e metafisiche con i classici temi del fantastico, quali il doppio, la realtà, la del sogno, i libri misteriosi e magici, gli slittamenti temporali, sia per la sua più ampia produzione poetica, dove, come afferma Claudio Magris, si manifesta l'incanto di un attimo in cui le cose sembra stiano per dirci il loro segreto. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti. Thank you.